Bene, benvenuti a tutti, grazie per aver accolto il nostro invito, quindi vi do il benvenuto, sono Carmela Lalli, assessore alle politiche del diritto alla scuola, crescita culturale, turismo e sport del Municipio 9. Municipio 9 che insomma porta il nome dell'EUR come quartiere che identifica tutto il territorio del Municipio 9. Lascio la parola al presidente del Municipio, Dario Di Innocenti, per un saluto agli ospiti. Prego Dario, benvenuto. Grazie, benvenuti anche a voi tutti e buona giornata. Abbiamo oggi il piacere di presentare l'applicazione City Around, per la quale il Municipio 9 ha concesso il patrimonio, riconoscendo nel progetto un importante contributo per il territorio di promozione turistica e non solo. Pensare al cittadino che, come un esploratore della propria città, possa approdare al nostro territorio non è una possibilità, è una realtà. Il Municipio 9 racchiude un'enorme ricchezza patrimoniale rappresentata dalla storia della città di Roma, dall'antichità alla contemporaneità. Un particolare focus l'abbiamo voluto dedicare al quartiere dell'Eur, ma non abbiamo trascurato la possibilità di raccontare qualcosa di più nascosto, di meno scontato, in questi itinerari che sono stati inizialmente concepiti. Il nostro intento è quello di proporre un contributo a un turismo che sia sostenibile, un po' come tutta la nostra azione politica, ossia un turismo di condivisione delle ricchezze del territorio con il mondo attraverso piccole azioni che mettono in moto quel sentimento d'amor proprio nei confronti del patrimonio culturale da preservare per le generazioni future. Ringrazio l'assessore al turismo del nono municipio Carmen Lalli, gli uffici municipali, Euro SPA, nella persona soprattutto del presidente Alberto Sasso, l'associazione culturale che Sinopie per aver collaborato e con l'amministrazione e Panorami elettronici per aver proposto l'iniziativa. Quindi vista da noi con grande favore, ci auguriamo che possa avere un grande successo da parte mia e della mia amministrazione. Il ringraziamento per questa attenzione che avete voluto avere per il nostro municipio, per il nostro quartiere dell'Euro in particolare. Buona giornata, buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Presidente, e ovviamente mi collego al benvenuto e soprattutto all'importanza del progetto che ci è stato proposto, come ha già detto il Presidente Dario Di Innocenti, perché nelle azioni che abbiamo portato avanti in questi anni, le proposte culturali, anche come possibilità di approccio al territorio, quindi alla conoscenza del territorio, ha abbracciato una politica veramente, ma intesa proprio una politica di azioni nei confronti dei cittadini, anche volta alla sensibilizzazione nei confronti del nostro patrimonio, a partire dalle scuole. Le scuole sono state per noi un importante motore proprio propulsivo e propulsore, perché in realtà ci ha aiutato e ha condiviso fin da subito l'importanza di rendere i ragazzi partecipi di questo viaggio sulla conoscenza del territorio. Ora tutto questo è approdato a uno step importante che si collega a quello che è stato l'inserimento di tabelle con QR code nei luoghi al momento 4 che sono stati identificati come di particolare interesse per il territorio e quindi il quartiere Giuliano Dalmata. Un particolare sguardo è stato dato al fiume Tevere, alle sue sponde, quindi al
Ponte Romano di Tor di Valle, così come la Villa Romana a Tor dei Cenci, che è un'importante area archeologica presente sul nostro territorio, e poi la riserva Laurentina Acquacetosa. Con questo primo progetto abbiamo iniziato a lavorare in modo sistematico sul nostro patrimonio. È chiaro che l'azione che stiamo proponendo sul territorio va a braccetto con quelle che è una visione generale sul turismo di Roma, ossia quello della concentrazione del turismo nell'area centrale di Roma, con una serie di disagi per la città, ma soprattutto con l'importante missione di provare a proporre itinerari alternativi non soltanto al potenziale turista, ma anche al cittadino stesso, che molto spesso non conosce il potenziale di territori e di un territorio così esteso come quello di Roma e dei suoi municipi. Quindi partiamo proprio dall'EUR. Voglio dire, nel ringraziare il presidente, ha citato tutti i collaboratori di questo importante viaggio che abbiamo intrapreso, e voglio dire che questo è stato possibile proprio grazie a un lavoro corale. E quindi, oltre a ringraziare l'associazione, ovviamente i promotori di questo di City Around, un ringraziamento particolare lo voglio fare al presidente di Euro SPA, Alberto Sasso, con il quale devo dire in questi mesi, direi in questo anno, non in questi mesi, abbiamo veramente collaborato al fine di individuare anche strategie opportune per migliorare anche i servizi sul nostro territorio. Nella app è stato dato per ora, e voglio dire che tutto è un'app, chiaramente ha la possibilità di essere implementata, di essere ampliata nell'offerta, nelle proposte in qualsiasi momento, e soprattutto non ha, come dire, soluzione di continuità rispetto alle idee e a quella a quanto si può mettere all'interno dell'app stessa. Però abbiamo deciso in questo primo concordato in questo primo step di dare particolare rilevanza all'EUR con una serie di itinerari tematici che hanno l'obiettivo di far conoscere l'EUR in modo anche più approfondito. L'EUR parte in realtà con un'idea originale di progetto architettonico che insomma sottende ovviamente un progetto anche di visione politica per l'esposizione universale del 1942, ma il progetto rimane sospeso e incompiuto quando poi invece verranno aperti i grandi cantieri, soprattutto in concomitanza delle Olimpiadi del 1960 a Roma, che hanno ovviamente denotato e soprattutto dato un grande impulso allo sviluppo urbanistico dell'EUR. Quindi l'EUR è anche però architettura contemporanea, e poi insomma è anche memoria dell'antico. Ecco, tutto questo noi lo narreremo attraverso itinerari tematici che poi verranno descritti dai relatori che seguiranno il mio intervento. In questa prima fase però abbiamo voluto sperimentare un itinerario che possa portare i fruitori del quartiere dell'EUR, ma del municipio in generale, oserei dire addirittura fuori al raccordo anulare. Il territorio del municipio 9 è attraversato da importanti assi viari antichi. La via Laurentina e la via Ostiense sono importanti direttrici che collegavano la città antica con alcuni insediamenti verso il mare e verso l'entroterra, e che ricordano, hanno una forte attinenza con quello che sono state le origini della città di Roma e lo sviluppo stesso della Lega Latina, e così insomma di seguito lo sviluppo e la fondazione
della città di Roma. Ecco, quindi utilizzando quello che c'è, quindi anche il trasporto urbano, proponiamo quindi un percorso, e su questo veramente questo mi riempie veramente di gioia, insomma proponiamo un primo percorso che ci porta nell'area del quartiere di Fonte Laurentina per beneficiare di quello che è il nostro patrimonio nella importante fascia suburbana della città, che viene denominata agro-romano. Quindi sarà possibile anche poter percorrere un percorso più lungo che parte proprio dalla stazione Laurentina e che comprende anche il quartiere Giuliano Dalmata, sede di molte famiglie esuli a seguito delle vicende note del confine orientale del nostro confine orientale italiano a seguito della Seconda Guerra Mondiale, e che è per noi diventato anche in questi anni un punto di sviluppo del territorio e di conoscenza per i cittadini. Quindi partiamo da lì per poi raggiungere con una storia narrata appunto sulla Via Laurentina e gli insediamenti che sono presenti nel nostro territorio e che parlano della fondazione della città. Quindi con questo ovviamente, come avete visto, vi rinnovo gli appuntamenti di questo pomeriggio, e dove sarà possibile sperimentare l'app, e quindi lascio la parola al presidente di EuroSPA, Alberto Sasso, al quale do il benvenuto e ringrazio, come dicevo prima, per la fruttuosa collaborazione. Grazie mille, grazie Carmen, rinnovo anch'io il ringraziamento per essere qua innanzitutto, e sicuramente a Dario, al municipio, a tutto il team di lavoro, sottoscrivo, è stato un lavoro corale fortemente voluto, perché in ogni caso riscontra quest'app una necessità vera e propria del territorio. Parlo naturalmente come presidente di EuroSPA, quindi erede dell'ente EUR, chiaramente questo è un luogo che quando si arriva qua si ha subito la percezione, come dire, della necessità di parlare di questo luogo, un luogo straordinario comunque che nasce con una visione urbanistica che si è effettivamente consolidata, saputo effettivamente attraversare il tempo nell'idea, no? Nella genesi degli anni, diciamo, della metà degli anni 30, fino ad un futuro che si può tranquillamente proiettare su questo quadrante di città, no? Attraverso delle visioni di ecoquartiere, di, come dire, di città sicuramente che si può ben infrastrutturata, ricca di verde. Ricordiamo che siamo in un quartiere dove la genesi progettuale aveva il 52% di spazio dedicato a servizi e a verde, quindi stiamo parlando di 430 ettari, di cui circa 110 ettari sono verde, in parte privato, in parte pubblico. Noi ne gestiamo in modo diretto 70, di cui 54 sono sotto vincolo monumentale, c'è un lago, è un posto straordinario. Quindi quando uno viene qua e conosce Roma, vede un'altra Roma che effettivamente non si aspetta. Quello che effettivamente, però, dicevo prima, è un po' l'esigenza che io, che tutti noi, credo, insomma, che abbiamo cominciato a dialogare su questo tema, abbiamo riscontrato, è la necessità in qualche modo di descriverne la possibilità di conoscerlo in modo smart. EuroSPA gestisce un grosso patrimonio, indubbiamente, di immobili appunto di territori, di immobili, di parchi, e di interesse storico, storiografico, museale, e un'idea, diciamo, nella nostra mission di valorizzazione, certamente c'è il tema proprio di valorizzare sia economicamente ma anche culturalmente tutto il patrimonio. In effetti la società, almeno io parlo naturalmente per me, ma direi per la visione che stiamo portando avanti, ha fermamente la volontà di procedere e sta procedendo, direi, a passi anche abbastanza lesti, un'ottica di grandissima valorizzazione del nostro patrimonio, che riguarda sia quello architettonico, sia riguarda anche quello artistico. Quindi da qui tutti gli accordi anche con il FAI che stiamo portando avanti, l'Archivio Centrale dello Stato, le università,
tutti volti, diciamo, tutti gli elementi volti in qualche modo a offrire una, diciamo, in qualche modo una visione sinergica di questo patrimonio leggibile e studiabile. Questo è fondamentale. La ricerca, per esempio, sottolineo, è un elemento fondamentale della narrazione di questo quartiere, sia nella sua storia, sia nel suo futuro. Il settore congressuale, no, che sembra in qualche modo legato e slegato, che, a cui io tengo particolarmente, noi abbiamo la gestione anche della parte congressuale, per esempio della Nuvola, Palazzo dei Congressi, la proprietà del Salone delle Fontane, che è gestito in modo indiretto, sono degli elementi in potenza straordinari per questo quartiere, capaci di poter veicolare l'immagine di questo quartiere, del distretto dell'Euro, a livello nazionale e internazionale. Cioè, è inutile, ma ovviamente io penso fermamente che l'Euro sia un biglietto da visita per Roma, sia un biglietto da visita per l'Italia, come tale va vissuto. Quindi il senso, diciamo, del tutto è proprio che sia la parte politica, diciamo il municipio, che è costituito anche da tantissimi stakeholders, portatori di interessi, naturalmente i cittadini per primi, riescano a vedere nell'Euro un luogo dove proiettare in qualche modo un'esperienza di valorizzazione. In effetti l'Euro è un passo avanti rispetto alle altre zone, perché in effetti è favorito da questa sua progettualità, devo dire favorito anche da avere una società che si occupa in effetti in modo anche esteso della valorizzazione. Vi garantisco che è un processo non così semplice, perché siamo comunque una piccola società che ha un enorme patrimonio, e patrimonio che ha una sua età, è un patrimonio che è costituito, come dicevo prima, anche da elementi naturali. Voi sapete benissimo qual è il problema adesso, per esempio, di tutti i parchi e dei pini di Roma, su cui noi ci siamo messi per primi a fare questa battaglia. Insomma, è un'esperienza molto sfidante, ma di estrema soddisfazione, perché quello che ne può scaturire è un esempio unico. Questo è l'unico quartiere o parte di Roma che io conosca, ma anche a livello internazionale, che potrebbe avere, fatemi dire, un brand. È una parola magari brutta, sgradevole, però concettualmente significa, in una parola, che Euro ricondurre a un luogo, un magma, un luogo di una città che effettivamente può avere la sua, il suo cervello, la sua capacità di valorizzarsi, di promuoversi. E questo è fondamentale, perché correlato alla valorizzazione, quindi al tema culturale, c'è anche il tema della sostenibilità di questo quartiere, dell'economia. È molto importante questo, cioè si sta in qualche modo, attraverso la promozione, quindi anche banalmente, ma non tanto banalmente, lo sappiamo, un'app, c'è un modo di far conoscere bene un posto. Vi cito delle esperienze per capire, no? Il settore congressuale, che può attrarre migliaia di persone che non conoscono Roma, che non conoscono l'Euro, non si rendono conto, quando vengono a fare i congressi, per esempio all'Euro, di dove sono. Cioè, tipicamente, diciamo, anche il meccanismo di organizzazione congressuale è un meccanismo del tutto ben strutturato, però che spesso e volentieri fa gravitare l'interesse del congressista più sul centro storico di Roma, più che nel luogo in cui siamo. In realtà il settore congressuale, per definizione, vende, diciamo, utilizza invece molto bene la destinazione. Allora, queste azioni che noi stiamo portando avanti, insieme anche a questa dell'app, oppure all'altro progetto Euro Svelata, che è un altro progetto che si sposa con l'app, cioè quello di far parlare in modo passivo gli edifici monumentali, ha il senso di far scoprire a chi viene qua ben più di quello che si aspetta. Quello che, Carmen, tu dietro hai, il Colosseo, il Palazzo della Civiltà Italiana, o cosiddetto, insomma, Colosseo Quadrato, è uno dei monumenti più instagrammati, per esempio, di Roma, paradossalmente. Il paradosso è che chi viene a vederlo all'Euro magari non sa che intorno a quell'edificio lì, al Quadrato della Concordia, ci sono elementi straordinari, di straordinaria bellezza. I parchi, per esempio, che con Martina l'altra volta abbiamo fatto dei grandi sopralluoghi, sono parchi meravigliosi che sono poco conosciuti e andrebbero percorsi e conosciuti, o altri monumenti della storia naturalmente contemporanea e moderna che andrebbero conosciuti. Quindi indubbiamente questa è un'azione corale che non finisce qui con l'app, perché l'auspicio da parte mia personalmente è che quest'app, e sarà mio impegno personale, cercare innanzitutto di portarla a compimento nel più breve tempo possibile, arricchirla di tutti i percorsi che stiamo già in realtà pensando,
perché ci sono delle zone anche remote dell'euro che sono straordinarie, pensiamo a tutte le gallerie, a tutti i posti che non si possono vedere così facilmente, ma è un posto che effettivamente va svelato e su cui si possono costruire veramente degli straordinari percorsi di collegamento con tutto il settore, per esempio, degli albergatori, tutto il settore, diciamo, turistico ricettivo, che effettivamente da quest'app e da tutte le iniziative può cominciare a vedere l'euro come un'enorme risorsa per trattenere anche le persone, dando effettivamente un'altra visione di Roma, di completamento, che sarebbe assolutamente, lo è, straordinaria, assolutamente straordinaria. Grazie mille. Grazie Alberto, sì, assolutamente condivisibile la visione, hai fatto un sunto che è veramente un sunto, questo lo voglio dire perché l'euro è tanto, tra l'altro la formula E, ma come anche tutti i centri sportivi sono in qualche modo hanno dato anche la formula E come evento straordinario per Roma, ha fatto arrivare veramente l'immagine dell'euro a livello mondiale, quindi in realtà poco conosciuto, nello stesso tempo, come hai detto te, anche per il Palazzo della Civiltà Italiana, molto instagrammato e quindi conosciuto per immagini. E poi l'altra componente importante che hai citato è che l'app ci permette poi di così di approfondire è proprio l'informazione per i congressisti, perché l'euro è diventato un grande polo congressuale oltre a tutto il resto, quindi su questo chiaramente si sta sviluppando una sinergia che è importante tenere presente e che ci porterà sicuramente ad implementare e a sviluppare ulteriori servizi. E a questo punto, proprio per capire un pochino di più di cosa stiamo parlando e quindi anche dal punto di vista tecnico l'app, invito il Alberto Volpe, che è amministratore delegato di Panorami Elettronici SRL, al quale do la parola. Buongiorno a tutti, sono Alberto Volpe, amministratore delegato della società che sviluppa l'app che nasce per essere uno strumento utile ai turisti per muoversi, conoscere un'area turistica, una città, un quartiere che non si conosce, ma che poi utile anche ai cittadini e ai residenti, senza aree tematiche che magari non neanche sanno forse l'esistenza. Il miglior modo per presentare l'app, direi che condivido lo schermo e vi faccio vedere esattamente come funziona. Farò vedere quello che è stato realizzato e da oggi è disponibile per cittadini a Roma. Arriviamo a Roma Euro. Al momento abbiamo caricato dei tour turistici, tour tematici, delle visite guidate e le liste sono serie di punti di interesse interessanti per cittadini e per turisti. Andiamo a vedere i tour che sono, diciamo, l'aspetto principale della nostra app. Innanzitutto tour, vorrei sottolineare l'aspetto sostenibile, perché grazie alla collaborazione con il municipio e con l'associazione Sinope abbiamo disegnato dei circuiti da percorrere a piedi e in bicicletta. Se apriamo il tour monumentale alle origini dell'Euro 42, vediamo questo circuito. I punti in arancioni sono i punti di interesse. Se io do l'app, vedo che sono in questo momento la sede, sono geolocalizzato nella sede dell'associazione Sinope. Se decidessi di iniziare il tour adesso, cliccando qui, avrei l'opportunità di raggiungere il circuito in diversi modi, attraverso in autonomia, seguendo la mia geolocalizzazione con il navigatore interno dell'app. Una volta raggiunto il circuito, arrivato nei pressi del primo punto di interesse, il navigatore mi accompagna al punto di interesse più vicino rispetto alla mia geolocalizzazione. Arrivato nei pressi del punto di interesse, in questo caso, se ben ricordo, sarebbe il Palazzo della Civiltà Italiana, l'utente, il turista, il cittadino riceve dei contenuti multimediali, audio, che raccontano il punto di interesse. Nel caso del Palazzo della Civiltà Italiana ci sarebbe questo contenuto audio. L'utente, tramite la geolocalizzazione, riceve una notifica push, un messaggio, che cliccando dà l'accesso a questo contenuto audio. Dopodiché c'è tutta una serie di approfondimenti, link,
fotografie, l'opportunità di prenotare una guida, perché è un aspetto importante, l'app, il contenuto audio, abbiamo valutato che 1 minuto e mezzo, 2 minuti è il massimo dell'attenzione che l'utente può presta con piacere alla descrizione di un punto di interesse. Dopodiché l'utente che fa il suo tour, che sceglie il suo tour, decide di approfondire ulteriormente la conoscenza, ha qui tutta una serie di opportunità, link che riportano i siti di approfondimento, l'opportunità di prenotare una guida e quindi un tour, un aspetto molto importante, perché ci tengo a sottolineare l'aspetto di rete e di sistema che abbiamo immaginato per sviluppare quest'app. A quest'app oggi è partita dall'idea della nostra società, che è una società, un SRL, hanno collaborato Euro SPA, hanno collaborato le guide dell'associazione Sinope, ha collaborato naturalmente il municipio, di un ente pubblico. Terminato il tour, l'utente ha la possibilità naturalmente di scegliere tra i circuiti. Al momento sull'euro abbiamo caricato l'euro monumentale con l'origine, l'euro moderno, dice poi può scegliere tramite la descrizione quello che preferisce. Nei tour tematici, quel circuito della Via Laurentina, di cui accennava l'assessore in precedenza, è un tour legato al cinema. Dopodiché, opportunità di guidare una serie di visite guidate organizzate dall'Associazione Sinopia nelle prossime settimane, mesi, che verrà continuamente aggiornato, e una serie di liste. In queste case ci sono i principali luoghi di interesse archeologico, i parchi dell'Eur che non sono ancora stati caricati, verrà sviluppato. Naturalmente questi sono i primi contenuti e ci tengo a sottolineare l'aspetto se l'app viene dalla presentazione. L'app viene presentata da oggi negli store, nei prossimi mesi, soprattutto le prossime settimane saranno importanti per terminare i test, nel senso che queste applicazioni hanno l'esigenza di centinaia, se non migliaia di utenti per arrivare a perfezionare i sistemi. Immaginate, ogni azienda che produce cellulari ha un sistema operativo, la stessa azienda ha un sistema operativo diverso, complessa, che prevede e ha esigenza di test in grandi numeri. Nel frattempo ci prenderemo cura di integrare nuovi circuiti e renderla sempre più appetibile e interessante per l'utente, che sia visto. Questo si può naturalmente passo la parola a chi passo la parola all'assessore Lano. Sì, non ti abbiamo sentito bene in queste ultime battute, però abbiamo visto un'anteprima della app e quindi soprattutto della, diciamo, home page e poi di alcuni itinerari. Quindi ti ringrazio e prima di passare la parola all'associazione Sinopie volevo ringraziare, so che oggi sono collegati con noi il comune di Vasto con la presenza di Americo Ricciardi, che è dirigente dell'assessorato turismo, benvenuto. Il Enrico Di Giuseppe Antonio, invece sindaco del comune di Fossa Cesia, sempre in provincia di Chieti, e grazie per essere con noi. Matteo Perazzetti, sindaco del comune di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Luciano Di Lorito, sindaco del comune di Spoltore, in provincia sempre di Pescara, e la dottoressa Manuela Cozzi, assessore al turismo comune di Sulmona, provincia dell'Aquila. Benvenuti a tutti e grazie di essere con noi. Dunque, in questa app, veramente, come dicevamo, c'è stato un lavoro corale e non ultima la partecipazione anche dell'Associazione Culturale Sinopie, che ha collaborato in primis con i testi, ma è stato un importante collaborazione anche al fine
di valutare effettivamente quale possa essere l'importanza di un'app nel sistema turistico che può assolutamente viaggiare in sintonia con quello che è il lavoro della guida turistica, perché sono due approcci diversi, ma come ce ne sono tanti, e su questo è bene ragionare, è bene lavorare, e soprattutto una cosa non esclude l'altra. L'utente che si approccia al territorio, che ha voglia di conoscere e percorrere un territorio e trovarsi di fronte ai monumenti, può avere, nel caso appunto dell'EUR di questa proposta, avere la libertà, come è stato accennato, anche di prenotare una guida, quindi di andare a fondo, di avere ulteriori informazioni, ma soprattutto uno sguardo che molto spesso non viene dall'app, che invece sopperisce ad altre cose, ossia quella di avere una visione più estesa del territorio anche rispetto alla contestualizzazione di un monumento o di un edificio. E quindi, nel ringraziare l'associazione culturale, do la parola a Martina Gatti, che è presidente dell'associazione culturale Sinopie. Prego, Martina. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Assessore per questa condivisione, ringrazio anche il Presidente Sasso e il gruppo di lavoro con il quale è stato portato avanti questo progetto. Parliamo di un progetto che è nato in un momento particolare in cui la nostra associazione, dopo la vittoria in un bando pubblico, appunto disposto dal nono municipio per un progetto di visite guidate, è stata poi chiamata a collaborare in questa nuova visione legata appunto al progetto City Around e all'app che con panorami elettronici ho avuto il piacere di seguire insieme appunto a EUR SPA e al nono municipio. Presento anche brevemente quella che è la nostra realtà per dare anche un contesto di riferimento. Sinopie è un'associazione culturale nata nel 2008 a Roma che si occupa di mediazione, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. Ma è anche una realtà imprenditoriale con un SRL che si occupa di consulenza turistica, di sviluppi strategici in ambito territoriale e che ha perfettamente in questo progetto unito le sue anime. Quindi per me è stato un piacere, anche una sfida, cercare di unire la dimensione culturale della narrazione, ma anche in qualche modo una visione strategica in rete con il territorio. Quindi si sono unite le anime, diciamo, della cultura, che secondo me sono complementari, la conoscenza di un luogo, quindi lo studio, l'approfondimento culturale, ma anche la capacità di mediarlo in linea con la nuova evoluzione anche della comunicazione che sta cambiando. Prima il Presidente Sasso faceva riferimento al Palazzo della Civiltà, quindi è uno dei monumenti dell'EUR più visibili su Instagram. Ecco, e sicuramente è un incipit il Palazzo della Civiltà nelle eccellenze che in qualche modo ha voluto rappresentare. Portava avanti una visione dell'Italia come in qualche modo un simbolo di grandi menti, di grande intellettualità. Partendo dal Palazzo della Civiltà, nella risposta al bando del nono municipio, noi abbiamo pensato a 9 muse, unendo quindi una dimensione contemporanea con una dimensione antica, quella delle grandi allegorie dell'arte, della conoscenza, e abbiamo immaginato 9 muse in un progetto dell'EUR come museo all'aperto. Questo cosa ci ha permesso? Ci ha permesso di poter unire 4 itinerari che poi verranno condivisi anche con i canali del nono municipio in un contesto che è quello di 9 categorie: geologia, botanica, letteratura, arte, architettura, storia dell'arte, ecologia, quindi sostenibilità. Abbiamo rivisto queste 9 muse nel quartiere e abbiamo cercato di creare un dialogo tra passato e presente. In che modo? Partendo anche dalla visione, prima si parlava di visione, di architettura, di sostenibilità. L'EUR è un luogo straordinario, è unico nel suo genere, perché ha una visione, ha una progettualità che ha saputo però seguire le trasformazioni della nostra città in questi anni. È nato per ospitare l'esposizione universale del 42, ma oggi accoglie un polo congressuale di valore internazionale, uffici, residenze, verde urbano. Ha saputo declinare le sue eccellenze
e trasformarle in linea con il passare del tempo. In questa dimensione di sostenibilità, di verde, se ne parlava prima, ma anche di archeologia, come anche l'assessore citava, è importante far dialogare queste componenti. Noi siamo in qualche modo stati anche felici di aver avuto un contributo fondamentale anche dall'architetto Innamorati di Auro S.p.A., dall'archivio di Auro S.p.A., ma anche dal gruppo di lavoro del nono municipio, quindi Angela Di Mizio, Paolo Di Pascale, ed è stato portato avanti un lavoro di squadra. Insieme appunto ad Alberto Volpe e al suo staff abbiamo cercato di immaginare un itinerario sostenibile in che termini? In termini di bici, di urban trekking, ma soprattutto che potesse permettere a tutti i cittadini in tutte le categorie di avvicinarsi a questa esperienza. E soprattutto fondamentale, quando si parla di economia, di cultura e anche di nuove tecnologie, io personalmente seguo da vicino questo tema anche nel percorso di studi che conduco a Tor Vergata e mi occupo proprio di sviluppare contenuti scientifici a sostegno dell'esperienza multimediale, perché credo nel cambiamento che stiamo attraversando in termini di comunicazione, ma anche che noi professionisti della cultura possiamo fare molto se mettiamo le nostre conoscenze scientifiche a servizio della comunicazione. Questo è per me fare rete, questo è per me generare economia con la cultura, unire le nostre competenze. Quindi si può immaginare una visione di un EUR come polo congressuale, ma anche come nuova città nella città. E questa è una caratteristica dell'EUR, ma di tutti i municipi di Roma. Roma è unica nel suo genere perché i municipi sono tante micro città, città nelle città. L'EUR in particolare ha un grande valore aggiunto, che è quello del verde urbano, della visione, della progettualità, della dimensione archeologica e contemporanea. È una realtà in cui condividono lo stesso spazio un museo preistorico, un museo di arte e tradizioni popolari, il museo della civiltà e i grandi grattacieli. Quindi considerate questo contrasto come un elemento di valore. In sintesi, quello che per noi è stato il lavoro, insieme a tutto questo gruppo, è in realtà si è trasformato in un'occasione e un confronto. Siamo disponibili a portare avanti un lavoro anche di progettualità e di evoluzione negli itinerari dedicati al verde urbano, al laghetto, al parco, insomma, al lago dell'Eur, scusate, laghetto nelle mie esperienze infantili, al giardino delle cascate e a quello che è il grande patrimonio di tutto il quartiere. Soprattutto per creare quella sinergia di cui parlava il presidente Sasso e anche l'assessore, questo dialogo con la cittadinanza e con il turismo. Altro elemento con cui vorrei concludere, in questo Covid-19 la cultura ha avuto una grande battuta d'arresto. Noi nella nostra duplice realtà turistico-imprenditoriale e culturale siamo riusciti a trasformare questa crisi in un'opportunità di conoscenza del territorio. Siamo riusciti a parlare con la cittadinanza, avvicinarci ai romani, già con cui lavoravamo da oltre 10 anni, in nuovi scenari. I musei sono stati chiusi, abbiamo riprogettato trekking, passeggiate, cambiamento, abbiamo cercato di capire la voce della cittadinanza e adesso anche in ambito turistico stiamo declinando questa esperienza in ambito internazionale. Quindi questo secondo me può far convergere in un gruppo di lavoro come questo che si è creato tante anime nel quartiere, la dimensione culturale vicina alla cittadinanza, ma anche quella turistica imprenditoriale, il polo congressuale, il municipio, si può lavorare in rete in una visione strategica. Cioè questo è per me il potere della cultura nella realtà che rappresento e con me c'è un gruppo di lavoro che ogni giorno vive e condivide questa visione. Quindi mi ha fatto molto piacere essere qui oggi, mi fa piacere condividere con voi questa esperienza e rinnovo il nostro sostegno all'iniziativa. Una piccola digressione, io e Alberto Volpe siamo nello stesso ambiente, nella nostra sede qui a Piazza Margana di Sinopie, lui è nella nostra sala conferenze, io sono qui diciamo nel nostro studio e dietro di me non ho una immagine instagrammata ma la mappa del Tempesta che è la prima grande visione aerea di Roma, quindi XVI secolo, da cui si può partire per arrivare al XXI secolo. Quindi siamo positivi sul cambiamento della cultura se noi tutti vogliamo andare in questa direzione. Quindi grazie a voi, è stato un piacere. Grazie Martina, hai posto l'accento su alcuni aspetti importanti che hanno visto
il procedere di questo lavoro in sinergia, perché sono le basi che ci hanno permesso di lavorare, innanzitutto di pensare che questo periodo, in questo periodo si possa investire veramente nel creare, nel trovare il modo di creare, di fare rete e soprattutto di acquisire quelli che sono gli stimoli e gli input anche da professionisti come quelli che fanno parte della vostra associazione e come tanti che poi lavorano nell'ambito, e quindi a iniziare dalle guide turistiche. Questo lo voglio dire perché rispetto a questo tema e alla possibilità di sviluppare l'app, il municipio si è posto nei confronti di questo lavoro proprio pensando che fosse questo il momento di poter investire e soprattutto di raccogliere proprio su un obiettivo quelle che potevano essere gli spunti di innovazione. Di innovazione e gli spunti per una futura innovazione nell'ambito della cultura e dello sviluppo turistico. Quindi grazie Martina, hai fatto vedere un'ulteriore cosa che è la pianta del tempesta, insomma il volo d'uccello, che è una cosa questa per visione, noi. No? Questa immagine, esatto, di visione e di apertura, la stessa che io respiro anche nel vostro quartiere e in cui credo fermamente, in questa idea di dialogo e di cambiamento. Quindi soprattutto condivido con l'assessore, mi permetto solo di intervenire perché ha detto una cosa molto importante sulle guide, e come professionisti della cultura e tutti noi ci teniamo a dare valore al ruolo anche di un mediatore culturale, di una guida turistica abilitata. Quindi questo non deve essere uno strumento che in qualche modo può in nessun modo oscurare il lavoro di professionisti della cultura, anzi, come giustamente ha detto Alberto Volpe, diventa una strategia integrata sul territorio. Questo perché si può offrire un'esperienza su vari contesti e sta a noi professionisti cercare di mediare le nostre conoscenze in un prodotto che sia innovativo ma anche che possa dare la possibilità ad altre persone anche di in qualche modo integrarsi in una nuova modalità di visita, però nello stesso tempo lasciando e salvaguardando il valore e il ruolo delle guide, che possono essere in questo invece strumento valorizzate come elementi chiave di approfondimento. E il virtuale ce l'ha insegnato in questo momento Covid. L'esperienza multimediale è importante, ma l'aspetto umano, l'energia che si riceve nello scambio, nella condivisione della cultura e nella consapevolezza del patrimonio è qualcosa di unico, quindi niente potrà mai togliere questo, ed è importante quello che diceva giustamente l'assessore nel rispetto dei professionisti della cultura. Quindi è molto esattamente questo, Martina, sai benissimo, anche perché veniamo da un settore molto simile e comunque c'è assolutamente vicinanza a tutto il settore della cultura, ma soprattutto viva la professionalità. Detto questo, insomma, io sono veramente felice di aver portato, insomma, nel nostro territorio questa importante iniziativa. Lascerei insomma un po' di tempo per eventuali domande, quindi vi chiedo di prenotarvi con la manina, per chi alzando la manina, per chi volesse intervenire prima di salutarci. So se c'è qualcuno che vuole fare domande. Prego, professoressa Chirova, buongiorno, le do la parola. Professoressa, il microfono spento. Ecco, recupero l'immagine, perché l'immagine, anche se non è detto che l'immagine riesca a veicolare il messaggio, ma secondo me ci manca proprio questa possibilità di interagire tra di noi, e quando c'è lo schermo vuoto vuol dire un'altra barriera in più. Quindi vi ringrazio, inesorabilmente intervengo, lo sa benissimo l'assessore Lalli, con cui abbiamo fatto già un bel cammino insieme, proprio partendo da situazioni simili di chi capisce la necessità oggi di cambiare
E è stato sottolineato diverse volte, io devo dire che il municipio nono è all'avanguardia in un discorso di cambiamento, anche perché mi sentivo profondamente sola nel cammino di quello che è stato ed è tuttora il mio impegno da 20 anni e più nei comitati scientifici dell'UNESCO, in cui quello delle città storiche ha sottolineato già da più di un anno ormai la necessità di capire il cambiamento, ma non di capirlo dal punto di vista degli interventi, dei progettisti, dei professionisti, dei responsabili del territorio come i politici, capirlo tutti insieme in quello che è l'evoluzione necessaria, i tasselli perché tutto questo avvenga. Che capire il cambiamento è stato oggetto degli ultimi convegni. Uno degli ultimi, vi cito, quello di Montreal in Canada. La città di Montreal non ha delle particolari caratteristiche, ma ha una unicità nella capacità di gestione, soprattutto perché ogni tanto, e si dimentica troppo spesso, Roma è una città UNESCO, una città addirittura transfrontaliera con la città del Vaticano. Quindi la capacità che avremmo di fare filiera, questo è un punto che ancora è difficile da raggiungere, di essere tutti insieme, e oggi vedo un esempio che mi rallegra, perché da qualsiasi parte venga, purtroppo questo processo partecipativo che è sempre stato evocato, di quelli che sono gli utenti, la popolazione, dall'altra parte quello che deve diventare economia e diventa economia del turismo, diventa altre parti, mancavano i tasselli intermedi e che oggi vedo nel mediatore culturale. Il mediatore culturale di cui si parla tanto, sia in aspetti legislativi o altri, non è stato sempre capito. Quindi ritrovandomi tra l'altro in un ruolo particolarmente strano, io quest'anno sono presidente di un club rotariano, che è uno dei più antichi di Roma, Roma Est, in cui ho interpellato Martina per sviluppare i nostri riferimenti di itinerari. Vuol dire che anime consimili si erano ritrovate, cioè al di là del solito itinerario barocco, del solito itinerario medievale, di ritrovare i quartieri storici che tutti conoscono, anche i turisti che arrivano a Roma, al di là della Fontana di Trevi, di Piazza di Spagna e così via, abbiamo capito, e credo che in questo ciascuno per strade differenti, e l'assessore Lalli tra le prime, perché ha aperto le porte, ha spalancato i portoni non solo del municipio nono, vedendo che questo di lavorare sul campo è il modo migliore per convincere tutti. Il fatto che ci sia stato l'industria della gran moda, del Made in Italy, che abbia capito prima di noi, come Fendi, che poteva essere un'icona quella dell'euro, ci porta anche a dire rimbocchiamoci le maniche, arriviamoci anche noi, perché è gravissimo che lo abbiano capito come un'icona alcuni aspetti dell'euro, non l'abbiano ancora raccordato con Roma città eterna, ma che ci tocca a noi riempire questi spazi, perché le vie d'acqua come il Tevere, la Niena, o le vie di terra che abbiamo visto come vie consolari, non a caso ha fatto benissimo l'assessore Lalli a ricordare che un corridoio culturale aperto tra la via Laurentina e la via Ostiense è tutto un patrimonio da sviluppare per riportare quello che era, la chiamano Roma svelato, la chiamano Roma sconosciuto, come volete, ma non bisogna non tener conto di qualsiasi apporto, da qualsiasi parte venga, per rimettere i tasselli di quello che non è la progettualità. Oh, mi complimento con Alberto Volpe, ormai ci chiamiamo per nome, siamo parte di una stessa filiera, posso dire, di persone che vogliono in ogni campo riportare insieme il tutto. Se questa sfida, che all'estero c'è e c'è stato a Stoccardo per gli orti che abbiamo dovuto portare avanti perché la cittadinanza li portava avanti, per quello che la cultura locale ha saputo già dare, e formare senza bisogno di andare a formulare società SPA, una opinion people che sia in grado di portare avanti da qualsiasi parte questo discorso, noi saremmo quelli che daremmo già la possibilità che Roma non sia più
quello che è l'immenso patrimonio che noi continuiamo, tutti i ministri della cultura in Italia continuavano a ripetere: il 60% del patrimonio europeo, il 40% del patrimonio mondiale è in Italia e a Roma concentrato, ma nessuno ha capito quali dovrebbero essere, soprattutto in Italia, le modalità di far correre questa ruota. E mi permetto di dire che in un paio d'anni, esperienze fatte, deludenti purtroppo, perché io sto facendo volontariato in Italia, perché nei convegni internazionali è bellissimo intervenire ed essere considerato all'avanguardia dal punto di vista teorico-culturale, ma che poi si riesca a muovere quello che chiamano popolazione, e popolazione in maniera indifferenziata non è, è il più difficile dei processi che dobbiamo in qualche modo coltivare in tutti i campi. Mi permetto di riportare questo discorso a due altri momenti. Ognuno di noi dà un tassello e io vi vorrei invitare a due riunioni che intendo fare semplicemente per link, uno già immediatamente. Poniamo sul piatto le nostre occasioni. Il 3 di maggio io ho invitato un gestore, secondo quello che sono i gestori dei manager che il ministro Franceschini ha sviluppato da 2 o 3 anni, in una zona di patrimonio UNESCO. Io non vi so dire se questi esperimenti sono da considerarsi sicuramente positivi perché sono innovativi. Non è a noi il giudizio, ma sapere che Villa Adriana a Tivoli, in una zona in cui è lambita da tutte le vie consolari, e Villa d'Este, in cui due siti UNESCO dovrebbero essere in grado di attirare non solo a Tivoli tutto questo, raccordarli con Roma, avere la possibilità in ogni caso di capire il cambiamento, ho invitato il manager direttore Bruciati a parlarci di nuovi esperimenti. Un altro momento è il 10 di maggio, ho invitato i protagonisti del cambiamento, l'architetto Desideri per Roma, per quello che è la via, la stazione Tiburtina. Voi sapete benissimo che a Roma è molto difficile costruire ex novo, parlare di grattacieli all'Eur è temerario, perché uno dice tra i conservatori, momento, è nato così, io lo devo ritrovare in qualche modo, e il resto è un contesto di cornice. Ecco, saper unire il cambiamento in maniera adeguata, non a caso con l'architetto Desideri volevamo sapere e capire come i grandi protagonisti di queste occasioni abbiano e invitarli per un ciclo di conferenze. Fare insieme tutto questo è già un esempio. Inoltre, alla 11 di giugno, lo sa l'assessore Lalli, io considererò importante l'apporto del nono municipio come esempio di una città nella città, perché sia quella che ha saputo rispondere per prima a questo appello, e che poi ci siano invece altre forze di riferimento, per esempio il grande progetto dei forti postunitari dal Ministero della Difesa, dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, che in perfetto isolamento in molto spesso operano su città metropolitane, città come la Roma. Ecco, far vedere questi primi esempi di a volte inconsapevole cambiamento, secondo me vuol dire unire i fili di questa storia con quella bella carta che sappiamo tutti è stato l'inizio degli itinerari barocchi, degli itinerari medievali che noi abbiamo proposto 4-5 anni fa e che la Polonia ha capito, ma l'Italia ancora poco. Quindi insieme vorremmo riuscire, secondo me, ciascuno per quello che è in grado dei suggerimenti, a formare quello che è un insieme di una società proponente per lo capire il cambiamento e lo sviluppo consapevole di questa città. Mi scusate, forse è un po' ampio il discorso, ma se non ci avviamo con grandi ambiziosi progetti rimaniamo ai diversi municipi, e questo non è giusto per chi ha fatto delle gran passi avanti come il nono municipio. Grazie. Grazie professoressa, avere da lei anche questo input e questo spaccato
marcato su come ci si sta muovendo anche a livello, diciamo, internazionale. Questo è importante ed è importante, e la ringrazio perché ha collocato poi l'azione del Municipio 9 all'interno del giusto, insomma, tratteggio che poi riguarda tutte le città. Lavorare su un turismo e sul turismo di Roma non è un'azione semplice. Il territorio è una città che non ha avuto interruzione nel suo sviluppo e ha avuto sempre l'importanza di una città di riferimento, quindi prima capitale di un impero, ma poi insomma capitale cristiana. Quindi questo ha denotato fortemente le caratteristiche culturali della città, e quindi è bene che venga in qualche modo apprezzata per tutto quello che testimonia. Non è semplice, noi pensiamo che attraverso l'app e attraverso tutto quello che sta ruotando sul territorio si possa capire che se si vuole sviluppare anche un turismo tematico, oppure far sì che determinate parti della città comincino ad avere un loro valore anche a livello internazionale, bisogna far sì che le azioni messe in campo vadano di pari passo, e questo è un aspetto importante. Noi nel nostro piccolo stiamo lavorando, io ripeto, credo molto nel lavoro di squadra e nel lavoro in rete, perché le opinioni di tutti in merito anche a quello che è la propria attinenza professionale servono a migliorare anche il servizio. Quindi se non ci sono altre domande, io a questo punto rinnovo gli appuntamenti di questo pomeriggio, e questo è importante perché questo pomeriggio avremo proprio in occasione, non è un caso, oggi è il Natale di Roma, parlare di cultura della città, e quindi proveremo la nostra app e soprattutto potremo conoscere due parti del nostro municipio. Quindi alle ore 16 il dottor Marino Micic, direttore dell'Archivio Museo Storico di Fiume, la professoressa Donatella Schurzel, che è presidente del Comitato di Roma NVGD, che ringrazio personalmente anche per tutto il lavoro che stiamo facendo ormai da qualche anno, saranno lieti di accompagnarvi alla scoperta appunto del quartiere Giuliano Dalmata. Quindi per ovviamente motivi relativi alla pandemia possiamo partecipare e potrete partecipare con un numero chiuso, e quindi è importante la prenotazione, quindi 15 persone, e l'appuntamento sarà alla piazza monumentale Giuliani e Dalmati alle 16. Per prenotarsi, info@cityround.it. Poi alle 17:30 invece saremo con l'associazione Sinopie, che appunto porterà vi accompagnerà in una visita guidata e quindi inauguriamo il percorso dell'Eur monumentale. Quindi sempre è possibile prenotarsi in questo caso a didatticasinopie@gmail.com. L'appuntamento è a Piazza Guglielmo Marconi, all'ingresso del Museo Etnografico Pigorini, alle ore 17:30. Con questo appuntamento ricordo che questo quartiere dell'Euro in realtà è uno dei, praticamente credo, l'unica parte della città oltre al centro storico che ha un vincolo come città storica, quindi riconosciuta come patrimonio storico architettonico di particolare valore. E soprattutto ricordarvi che il progetto dell'Eur nasce già pensando che la componente museale potesse avere una parte preponderante e fondamentale per raccontare la storia della nostra cultura, della cultura umana. Ecco perché un particolare sguardo è importante darlo sul Museo delle Civiltà e sul Museo della Civiltà Romana, chiusa ahimè da troppo tempo, e per il quale ci stiamo battendo al fine di poterlo riaprire,
perché è il museo didattico per eccellenza della città di Roma. Museo didattico che parla della romanità, che parla della città di Roma, che parla della fondazione della città di Roma. Quindi con questo vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento oggi pomeriggio. Buona giornata a tutti. Assessore, scusi, posso dire una cosa? Prego, prego Martina. Una cosa importante sulle visite. Oggi pomeriggio alle 17.30 c'è la prima di una serie di iniziative. Ci tenevo a dire che il calendario si estende da aprile fino al mese di giugno e sono stati disposti appunto dal municipio ben 16 appuntamenti itinerari. Quindi potete trovare tutte le informazioni per partecipare alle iniziative gratuitamente, le stesse che appunto condiviso Alberto Volpe nella parte interna all'app, quindi lo dico anche in maniera appunto programmatica, si possono organizzare e prenotare gli incontri. Abbiamo aperto una mail dedicata per questo, trovate le informazioni sul nostro sito www.sinopie.it o anche scrivendo alla mail didatticasinopie@gmail.com per avere accesso diretto al modulo di prenotazione online. Lo dico per motivi di contingentamento e del rispetto della normativa. E oggi pomeriggio alle 17.30 abbiamo già portato avanti l'invito, oggi qui in conferenza stampa, anche con l'ufficio stampa, se qualcuno tra giornalisti e stakeholders partecipanti all'iniziativa oggi pomeriggio volesse venire, saremo in due, quindi c'è la possibilità di creare un secondo gruppo di addetti ai lavori, sia per testare l'app, per portare avanti insieme a me il percorso di visita, ma anche appunto per vedere sul campo tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Mi sembrava importante ricordarlo. Grazie. In sede di conferenza, qualora qualcuno nel pomeriggio oggi volesse comunque inserirsi. Però siamo a disposizione sui canali online per rendere accessibile il quartiere e potervi quindi garantire la partecipazione in tutte queste belle attività. Quindi grazie. Grazie, grazie. Le informazioni sono disponibili anche sul sito di Roma Capitale, home page del Municipio 9, sull'home page del Municipio 9 sarà possibile accedere al link specifico e quindi appunto avere la programmazione delle visite guidate. Presidente Alberto Sasso, non so se avevo visto una mano alzata, non so se vuoi intervenire per i saluti o aggiungere qualcosa, prego, ti lascio la parola. Grazie, sì, in realtà no, mi fa piacere vedere innanzitutto la partecipazione. Spero che oggi in qualche modo ci sia un test insomma, degno di tal nome. In ogni caso spero che questo sia la testa, diciamo, di un progetto molto più ambizioso. Io naturalmente prima un po' nel preambolo una cosa la voglio sottolineare, che sicuramente giustamente tu hai ricordato Formula E, che tra l'altro è un evento che noi abbiamo portato anche proprio come RSPA, no? Nel senso in sinergia con la città di Roma su questo territorio. E anche da queste esperienze viene fuori la necessità di presentarsi al mondo in un modo leggibile, univoco, perché se adesso uno cerca Euro trova Wikipedia. In realtà il senso del tutto è quello di creare una vera e propria destinazione, e in effetti questo è un territorio che ha tutte le caratteristiche per poterla creare. Dico una cosa sapendo di dire un eccesso, però una cosa su cui sai benissimo, Carmen, che io sto lavorando da circa 2 anni e mezzo, da quando sono arrivato qua, è una cosa che ci terrei veramente tanto, che avevo anche portato, mi sembra anche il momento giusto di dirlo, che è l'ipotesi di proporre questo come sito UNESCO, in effetti, che ha con tutte le caratteristiche. Prima parlavo di brand, ma significa comunque riconoscere a questa parte di territorio una forza dirompente sotto il profilo culturale, naturalistico, di anche economico, degno di essere sottolineato, che è a suo modo un unicum, perché quando viene fuori, diciamo, il paragone di un euro, si nomina Canary Wharf, si nomina per esempio la Défense, ma non sono belli o potenti o storici come l'euro. Quindi in effetti tutta questa voglia di valorizzazione, questa forza dirompente che in qualche modo mettiamo quando parliamo io e te o comunque con tanti altri, è perché in effetti siamo effettivamente seduti su un luogo che aspetta solo di essere, diciamo, orchestrato. In effetti Ente Eur, che non è EURSPA, ma Ente Eur aveva questa grande possibilità di investire su un territorio finito, un pentagono,
E la visione, tra l'altro, a volo d'uccello, del Tempesta, è effettivamente la visione che si ha sempre del Leo. Il Leo è difficile vederlo a altezza d'uomo, moltissimo è facile vedere invece nella sua entità urbanistica. Ed è questa su cui lavorare, anche perché tutti gli eventi nazionali e internazionali che, se Dio vuole, avverranno ancora qua, non posso citarne uno, ma ce n'è uno alle porte di straordinariamente importante, chiamano letteralmente che il territorio sia, come dire, serri i ranghi per presentarsi in modo da dimostrare tutte le sue potenzialità, perché qua siamo in un distretto della cultura, con Zetema stiamo portando avanti un'idea di museo a cielo aperto, per esempio, no? Un museo diffuso dell'Eur che si concilia col tema dell'app, si concilia con Eur svelata, con le paline, però si tratta di dare all'utente potenziale, come dire, non la pappa pronta, ma onestamente la percezione di dove si trova, perché in alcuni punti, con Martina l'altro giorno in un sopralluogo al neo riaperto giardino dell'Eur, nel belvedere sopra la cascata e sotto il palazzo di Pierluigi Nervi, voglio dire, abbiamo tutti i nomi straordinari, questo è un luogo nato per concorsi con grandissimi nomi, si ha una visione dell'Eur che assomiglia a quella di Washington, per esempio. Ora Martina diceva in realtà forse non Washington, non mi ricordo, poi ho parlato, però voglio dire, è straordinario essere a Roma, Chicago. Sapere di essere a 6 chilometri dal centro storico di Roma, non dico 30 chilometri, cioè a 6 chilometri, diciamo 15 minuti, a essere a 20 minuti dal mare oppure da Ostia Antica, essere in un luogo straordinario. Quindi, scusate se è poco, credo che da questo punto di vista possa essere una palestra. Poi non voglio sembrare un asso pigliatutto, ma concettualmente questa azione sinergica che l'Eur, perché una delle problematiche, e poi concludo, è anche un po' ovviamente il suo legame con un certo tipo di mentalità e di storia, io che non sono romano l'ho vissuto in prima persona, cioè un luogo di questa portata che in qualche modo viene condannato per la sua associazione al pensiero e all'ideologia fascista. Diciamo che, come diceva Fellini, questo è un sogno interrotto, cioè nel 40 qua si ferma tutto, quindi tutto quello che qua si vede è assolutamente farina di una visione che completa, no, i famosi decentramenti della città di Roma in una visione futura. Lo dico perché questo ha mosso anche, e qui anche il coinvolgimento con il municipio, in una serie di azioni che ha visto, per esempio, un accordo di valorizzazione con la comunità ebraica che ho portato, abbiamo portato a casa, che io trovo straordinario, necessario, perché alla fine si smini quello che nel mondo della cultura, così come il Museo della Civiltà Romana, diciamo, essendo un museo di copie, è messo e considerato, parliamoci chiaro, a volte di serie B, in modo assolutamente erroneo, anche la presenza del fascismo sull'Eur lo condanna, lo ha condannato anche nel pensiero culturale a rimanere una serie B o C. Ecco, questo sforzo nostro è anche per disinnescare attraverso la conoscenza e la cultura è sempre un veicolo di innovazione, e insomma è la nostra navicella spaziale verso il futuro, è quello di disinnescare questi elementi e cercare di dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè un luogo che va vissuto, va conosciuto, su cui creare valore, perché no, anche economico, non credo di dire una bestemmia, la cultura, con la cultura si mangia, e anzi bene, e soprattutto è un veicolo, diciamo, di innovazione indiscutibile. Volevo solo chiudere in questo modo perché almeno ho detto quasi tutto quello che sai, penso. Sì. Grazie a tutti e ci vediamo di pomeriggio, direi. Grazie Alberto. Sì, volevo soltanto dire che la professoressa Chirova poi ti potrà dare qualche consiglio, però lo lascerei a quando fermeremo la registrazione, magari potete rimanere connessi anche per liberare gli altri ospiti, perché la professoressa Chirova potrà darti una risposta, Alberto, a quello che è la tua proposta come sito UNESCO. Poi sentivo che qualcuno voleva intervenire. Sindaco di Fossa Cesia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Intanto sono orgoglioso di fare questo progetto con Roma e Romeo. Una risposta al dottor Sasso. Io ho controbilanciato nella mia esperienza politica, avendo fatto il giovane democristiano, in Piazza Sturzo, che è all'Eur,
quindi conosco molto bene Leo, quindi controbilanciamo un po' la parte urbanistica fascista, quindi i democristiani insomma l'avevano superato. Comunque, a parte gli scherzi, sono contento anche agli altri sindaci dell'Abruzzo di fare questo progetto con una parte importante di Roma, la parte nuova, ma anche la parte importante di questa città. Ringrazio il municipio di Roma, l'assessore, e ringrazio ovviamente la società con cui abbiamo collaborato per avviare questa iniziativa turistica. Le devo dire che ci sono molti romani sulla mia costa. Io mi trovo sulla costa dei Trabocchi, sono nel cuore della costa dei Trabocchi, e i romani sono sempre stati i nostri ospiti, quindi insomma spero che ci sia un ulteriore numero di romani sulla costa dei Trabocchi. Io purtroppo vi devo lasciare perché è un impegno in prefettura. Grazie davvero. Grazie sindaco. E ci sono anche gli altri colleghi sindaci della Russia. Grazie. Grazie per la sua partecipazione. Lascio ai suoi colleghi sindaci e assessori se vogliono intervenire per i saluti. Insomma, prego, vi lascio la parola. Non fate i timidi, se no vi saluto io perché mi ha fatto veramente piacere avervi avuto con noi, e penso sì, insomma, che sia un progetto assolutamente coinvolgente. Quindi, insomma, io ringrazio il sindaco di Fossa Cesia che ha detto questa cosa importante della piazza Sturzo, perché no, lo dico a beneficio di tutti. Allora, se noi non mettiamo le cose nel giusto comparto e nel giusto posto, in funzione di quella che è la nostra storia, Roma in realtà abbraccia ed accoglie spazi per tutta la storia politica, per tutta la storia economica di tutto il nostro paese. D'altra parte, Roma ha avuto sempre un ruolo importante in Italia, quindi insomma, come non pensare che possa raccontare la storia veramente di tutto e di tutti? Per cui è vero quello che ha detto Alberto, però è vero che insomma, fortunatamente, se noi lavoriamo per una adeguata informazione e soprattutto approfondita informazione, su questo voglio dirvi che i testi sono stati curati in modo particolare ed è stata veramente verificata la correttezza storica di tutto quanto è stato espresso all'interno dei testi. Questo devo dire ci riporta anche a dare un giusto, a ricollocare nel modo giusto tutto il patrimonio. Quindi grazie. Allora, attraverso lei, sindaco, saluto gli altri sindaci. Fate parte, ovviamente rappresentate una regione bellissima, un mare stupendo che conosco, e quindi grazie, insomma, grazie anche a voi da parte nostra. Grazie a lei, assessore, grazie. Buona giornata a tutti e ci vediamo nel pomeriggio. Arrivederci a tutti. Grazie. Allora, interrompo la registrazione.